Buongiorno amici e amiche del mondo virtuale, bentornati sul mio canale YouTube. In questo nuovo video parlerò del tema più attuale, diciamo, che è quello della sanatoria degli immigrati clandestini. E ci tengo a precisare, prima di iniziare a trattare il tema, che io non sono assolutamente razzista, perché io per primo sono straniero, quindi non ho la cittadinanza italiana e quindi non, cioè non parlerò da razzista, ma da persona obiettiva. Che guardando i telegiornali e soprattutto guardando l'intervista, l'ultima di poche sere fa o della scorsa sera, non mi ricordo, di fuori dal coro si è fatto più o meno un'opinione. E questa opinione è che ci sono due tipi di immigrati clandestini. Gli immigrati clandestini che vogliono lavorare, regolarizzarsi e quindi diventare visibili e smettere di essere invisibili, che però non sanno come fare, non sanno a chi rivolgersi e non sanno come muoversi. E poi ci sono gli immigrati clandestini regolari, per esempio quelli delle Reggiane di cui vi parlavo, che fuori dal coro, delle Reggiane di Reggio Emilia, che fuori dal coro ha intervistato, e il riscontro di quell'intervista è stata proprio che la maggior parte degli immigrati intervistati, e lo dico con il cuore proprio in gola, cioè con il cuore addolorato, e ha risposto no, non mi interessa, no, oppure addirittura non ha risposto, ha mostrato un interesse proprio insomma superficiale, quindi cioè si sono hanno fatto trapelare, hanno fatto emergere una visione degli immigrati clandestini un po' bruttina, obiettivamente parlando. E quello che a me ha fatto ancora di più arrabbiare è che in mezzo a quegli immigrati clandestini intervistati, io ho lavorato alla Caritas per un anno fino a pochi mesi fa, e che alcuni di quelli intervistati erano proprio utenti della Caritas Reggiana che io ogni giorno assistevo con grandissima gioia e con grandissimo piacere perché io amo aiutare il prossimo. Però quando li ho sentiti, quelli stessi che venivano ridotti male, poveretti che avevano bisogno di aiuto, cioè quando li ho sentiti dire a me non interessa il lavoro regolare, allora un po' i capelli mi si sono rizzati in testa. Però ci tengo a precisare che non sono tutti così gli immigrati clandestini e che non bisogna assolutamente fare di tutta l'erba un fascio, perché ci sono, c'è la mela marcia, diciamo, in ogni cosa, dappertutto. Però la verità, il vero problema che c'è dietro a tutto questo è il lavoro nero, ovviamente, ma anche lo spaccio, perché lo spaccio purtroppo rende più del lavoro nei campi più faticoso anche da questo punto di vista. Quindi, questo video finisce qui e vi ricordo che cioè, ho voluto semplicemente chiarire un po' la situazione. E quindi insomma sta a voi poi fargli una vostra opinione come sempre perché io non voglio assolutamente inculcarvi in testa niente ma semplicemente dirvi come stanno le cose, cioè spiegarvi i fatti senza dare troppo il mio parere e senza influenzarmi più di tanto. Quindi vi ringrazio anche questa volta per aver guardato il video e per continuare, per il grande sostegno che mi state dando. Quindi anche questa volta, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina, condividete e mettete un like. Grazie ancora e al prossimo video.